Finito tra le polemiche senza decisioni, il Consiglio Comunale Straordinario dell'Aquila di ieri, convocato sulla ricostruzione scolastica, con un ordine del giorno proposto dalla consigliera di opposizione Simona Giannangeli di L'Aquila Coraggiosa. La maggioranza abbandona l'aula facendo mancare il numero legale per la votazione, davanti a un folto pubblico composto da associazioni, dirigenti scolastici e cittadini interessati alla ricostruzione delle scuole. Abbiamo ritenuto di invitare, sono stati auditi, i rappresentanti dei sindacati, i rappresentanti dei comitati, oltre il MUSP e il Comitato Scuole Sicure, così come dirigenti scolastiche e scolastici. L'assise era gremita di persone perché evidentemente il tema riguarda questa comunità e c'è stato poi l'intervento del sindaco. A mio parere un intervento scomposto, un intervento in cui non sono mancati toni irrispettosi nei confronti di tutti i soggetti auditi, che in realtà hanno portato invece un contributo prezioso e significativo, data la loro competenza ed esperienza in materia di battaglia per la ricostruzione effettiva degli edifici scolastici nel comune dell'Aquila. L'atteggiamento del sindaco è stato un atteggiamento molto grave, a mio parere, irricevibile, e alla fine, per impedire il voto sull'ordine del giorno, la maggioranza ha abbandonato l'aula facendo così mancare il numero legale. Questo è un atteggiamento gravissimo, è un atteggiamento che noi continueremo a denunciare in tutte le sedi. La maggioranza parla di un'operazione verità fatta durante il Consiglio Comunale sullo stato dell'arte della ricostruzione delle scuole, ma ribadisce allo stesso tempo il diritto di scelta di partecipare al voto in base alle proprie idee. È un'operazione verità che rivolgiamo innanzitutto a favore delle concittadine e concittadini aquilani, e che si contrappone a una mera operazione propagandistica, l'ennesima, di una certa parte di minoranza che ieri è sfociata in interventi in Consiglio Comunale scomposti, che hanno denotato una mancata capacità di aggiornamento sulle attività che il Comune dell'Aquila sta portando avanti a livello di governo centrale. L'unica proposta è stata, come spesso accade, quella dell'amministrazione attiva. E la proposta è quella di localizzare il vecchio polo scolastico zona San Bernardino e la scuola media Carducci presso l'area di Colle Maggio. Ho molto apprezzato ieri la presenza della popolazione all'interno dei consigli comunali, vuol dire chiaramente il tema è attenzionato. La mia disponibilità a un confronto, a un dialogo c'è sempre, seppur a questa mia disponibilità si accompagni un atteggiamento che non necessariamente debba essere di parte o preconcetto. Questa amministrazione ha il dovere e il diritto di dover decidere, di dover scegliere.